Codisti Tincozzi, mattina della domenica, gara 1, QX2, Nicolas Agosti. Seconda posizione, grandissima posizione dopo un combattuto quarto posto nelle qualifiche, i tempi c'erano, pochi decimi, grande battaglia, Nicolas Agosti, meritatissima seconda posizione. Nicolas, raccontaci, com'è andata? Abbastanza bene, sono partito un po' indietro, dovrei essere stato sulla sesta, quinta posizione, però dopo il primo giro già ne ho passato uno e quindi sono venuto quarto. Man mano che i giri passavano prendevo confidenza col mezzo e la pista e alla fine sono riuscito a passarne altre due, infine secondo. È stata dura perché dopo un po' le braccia non c'erano più, Nicola. L'ultimo giro sono bloccate e però mancava un filino, forse ce la facevo a combattere per la prima posizione. Sono contento così. Beh, gara 2 vale più di gara 1, no? Seconda posizione in gara 1 e combattiamo e vediamo in gara 2. Certo, vediamo come andrà in gara 2. E la QX2 mi sembra che sia, dopo la QX1 sia la categoria top, no? Quindi sì. Grossissimo risultato da parte tua e grossissimi nomi che ti sei anche permesso di mettere dietro. Davanti mi sembra sia arrivato Filippo Rondinini, sì, eh? Vecchio lupo e vecchia volpe della QX2, e solo essere arrivato a tenergli le ruote è veramente un grande risultato. L'ultimo giro vicino dopo braccio ammollato di corsa. Nicolas, gara 2, all shot. Nicolas che cazzo, bisogna, no, non può essere diversamente. Cercherò di farla meglio. Fisicamente, nonostante la rimonta, quindi ce l'hai fatta? Sì, sono riuscito a tenere fino all'ultimo giro, diciamo. Una partenza pulita ti può consentire di avere gli ultimi giri dalla tua, fisicamente parlando? Sì, ho tenuto, cioè, ho riservato le forze per gli ultimi giri. E questo è importante. Sì. Qualche punto dove ti sei trovato meglio, dove hai potuto attaccare gli altri? Dove Nicola sei più forte? Dove si sente più forte? Penso per essere molto più forte. Sentiamo il team manager che tira il suo consueto cazziatone al pilota. No, io perché... tiro cazziatone. Eccolo. Lui, io non devo fare i complimenti a nessuno, ma devo dire che lui non si allena mai. E il mai non vuol dire che domenica va a Castellarano o il mercoledì dopo. Lui viene qua, fa la gara e per 15 giorni non fa più niente. Male perché questo. Là le piste, lo so, bisogna organizzarsi un ma po'. Ma dov'è perché... il responsabile del pilota supersettimanale? Il responsabile del pilota supersettimanale? Dov'è? Mi sa che è andato su di è scappato perché si è sentito preso. Il di lavoro e la scuola e le piste che non mi lasciano girare. Le piste là che non vanno a girare. Signore, ricordiamo che il motoclub a Castellarano è comunque sempre a vostra disposizione. Ricordiamo che ha fatto 16 anni, cioè. Ma il papi? No, lui ha fatto 16 anni. Ma il papi deve portarlo. Il papi è fondamentale. Ma lui è molto lontano. È veramente tanto lontano. Quindi... Sì, con lavoro mio papà, eccetera. E soprattutto... Però adesso vediamo perché forse delle possibilità di... Vicino a loro qualcuno da una pista. Vediamo c'è questa problematica io dell'entrata delle dei quad nelle ragazzi, piste. Il piloti ha delle doti. È piccolino perché lo vediamo grande, grosso e tutto, però come te è piccolo. Quindi io credo molto in lui. Quindi... Ma bisogna allenarsi come dici tu, Giulio. Sì, bisogna avere tante ore la settimana. Quest'anno fa i suoi bei risultati e poi insomma se non è uno lui del futuro... Io grande Giuliano, allora un'altra categoria che ti farà venire il venozzo durante le competizioni in gara 2 sarai stressatissimo. Ma io sono sempre stressato, da Varaldo Compagni, l'altro a Nicolas, a Toro. Tutta a gente Mattia, che full gas. A Maceratese, quindi vabbè, dai. Grande Giuli. Oggi mi ha ripetuto altri 2 secondi, sia lui che Mercogliano, quindi siamo sempre... Mercogliano, cioè, ricordiamo, seconda posizione in gara 1 dietro un Pinoli aggressivo. Oggi. Per le prime manche poi si vedrà. No. Parleremo delle seconde. Vincere non si può sempre, lo dico sempre. L'importante è essere lì. Grande Giuliano, in complimenti per questa affermazione in QX2, a te e a Nicolas Agosti, una nuova intervista alla fine di gara 2 con la posizione di giornata. Grande Nicolas, i nostri complimenti. Grazie.